L'Italia è un paese ricco di storia e cultura, ma anche di misteri e storie di fantasmi. Ma quanto c'è di vero in queste leggende? La comunicazione con gli spiriti è possibile? Cerchiamo di scoprirlo. Benvenuti a X Dimension! C'è lo spirito di qualche soldato? Alberto. Alberto già è Sentito. possibile. Non si dovrebbe parlare di paranormale senza prima aver sperimentato di persona. Noi del CROP, Centro di Ricerca Operativo sul Paranormale, lo facciamo ormai da anni. Vi mostreremo alcuni dei nostri esperimenti effettuati nel Nord Italia. Come prima tappa del nostro viaggio, cercheremo a Parabiago, vicino Legnano. Qui, nel 1339, ebbe luogo una tremenda battaglia per il controllo del territorio lombardo. Al tempo, infatti, l'Italia era divisa in principati e signorie, e vi era una vera e propria lotta per il potere, sia tra rivali appartenenti alle diverse casate, sia anche tra appartenenti alle stesse famiglie. La battaglia di Parabiago, rievocata ogni anno in questa città, avvenne tra due esponenti della famiglia dei Visconti. La battaglia fu vinta dalle truppe milanesi, ma la leggenda vuole che i fantasmi dei soldati morti in battaglia ancora vaghino per le campagne attorno a Parabiago e Nerviano. Noi ci siamo recati proprio sul campo di battaglia e abbiamo utilizzato alcuni strumenti elettronici per tentare di captare dei residuali, cioè delle energie residue di quello scontro, ma anche eventuali segnali dal mondo degli spiriti. E forse ci siamo riusciti. Elisbox è uno strumento contenente un database con migliaia di parole. Da quel che si sa, gli spiriti hanno il potere di interferire con gli strumenti elettronici, quindi di usare un device come questo per comunicare con i vivi. Ovviamente non esistono certezze in questo senso, per questo è importante continuare a sperimentare. Allora, siamo qui nel campo di battaglia, della battaglia di Parabiago. E cerchiamo di capire se qualche spirito dei soldati che combatterono qui vuole comunicarci qualcosa. Oggi c'è stata la rievocazione storica di quella battaglia e ci chiediamo se questa rievocazione vi è piaciuta o comunque sia, se avete qualcosa da dire. Noi vi stiamo ascoltando. Questo è il campo di battaglia. Forza, tremore. Briglia. La briglia. Briglia dei La briglia dei cavalli. cavalli. Ci sono parole interessanti. C'è lo spirito di qualche soldato? Alberto. Alberto già è Alberto già è sentito. possibile. Vinto. Oh. Cimitero. Ecco. Vuol dire che è stato sepolto. Alberto, sei stato sepolto al cimitero o in una fossa comune? Lo sai? Sei morto nella battaglia di Parabiago? Anche questo è un cimitero. Ruggero. Ciao Ruggero, sai di essere morto? Ruggero, nessuno ha scavato una fossa per te, vero? Gli abbiamo chiesto se era sepolto qui e hanno detto nessuno. Nessuno ha scavato la Si trovano fossa. ancora qui i tuoi resti? Forse. Lapide. Lapide.
parte. C'è una lapide? Ruggero, eri un mercenario normanno? Non c'è nessuna lapide qui intorno. Nessuno ti ha dedicato una lapide. Nessuno ti ha dedicato una lapide. Cosa hai detto? Situato il campo di battaglia. Tu hai chiesto se era questo il campo di battaglia? Sì, la mia risposta è situato. Situato. Non sappiamo se le parole percepite dallo strumento siano quelle degli spiriti dei cavalieri morti in battaglia e ancora oggi in cerca di degne sepolture. Non sarebbe la prima volta che gli spiriti inquieti cercano di contattare i vivi per ottenere giustizia, anche a distanza di secoli. Solo continuando a sperimentare potremo sperare un giorno di ottenere risposte inconfutabili. Abbiamo provato anche a registrare degli FVE, fenomeni di voce elettronica, utilizzando un recorder digitale, ma senza ottenere alcun risultato. Il procedimento è molto semplice. Si pongono alcune domande agli spiriti e poi si riascolta la registrazione. Può succedere che, oltre alle nostre domande, infatti, rimangano impresse anche le risposte degli spiriti. Molti campi di battaglia si racconta ancora oggi che siano infestati dagli spiriti dei cavalieri e dei soldati che vi combatterono. Nel dicembre del 1517, per esempio, per una settimana, gli abitanti di Verdello, in provincia di Bergamo, furono terrorizzati da visioni di una feroce battaglia. I soldati fantasma si affrontarono con così tanta ferocia da lasciare addirittura sul terreno tracce fisiche dello scontro, alberi sradicati, orme di uomini, cavalli e bruciature. Tali eventi prodigiosi vennero riportati per iscritto nelle cronache di quel tempo. Gli eserciti fantasma sono sempre stati considerati presagi di sventure. Tali apparizioni sono avvenute spesso nella storia e in ogni luogo. Il filosofo Damascio racconta nella sua Vita di Isidoro che nel 452 d.C., dopo la battaga tra i Romani e gli Unni di Attila, per 3 giorni fu ancora possibile udire e vedere combattere gli spiriti dei soldati che parteciparono a quello scontro. Nella Periegesi della Grecia, lo storico greco Pausania racconta che a Maratona era ancora possibile udire i rumori della battaglia del 490 a.C., avvenuta tra ateniesi e persiani. Vicino alla foce del Danubio, in particolare sull'Isola Bianca, nel Mar Nero, molti marinai di passaggio affermano di aver sentito nelle notti più buie rumori di battaglia provenienti dalla spiaggia. Alcuni, nello stesso luogo, avrebbero anche visto dei soldati con armature dorate. Le ragioni di queste apparizioni potrebbero essere diverse. Forse gli spiriti dei soldati morti di morte violenta potrebbero essere ancora presenti sui loro campi di battaglia, ma non si può nemmeno escludere la presenza dei cosiddetti residuali. Il dolore e la sofferenza dei combattenti potrebbero rimanere impressi nei secoli sulla pellicola del tempo, a testimonianza della follia umana. Però potrebbe non essere questo il caso della battaglia di Parabiago, visto che i presunti spiriti ci è sembrato rispondessero in maniera intelligente alle nostre domande. Per il momento non possiamo ancora dire con certezza se tutti i combattenti della battaglia di Parabiago abbiano o meno trovato la pace, anche se in un luogo come questo è molto probabile che prima o poi la trovino.